Io credo che oggi non sia una giornata dove è utile fare sciopero, credo che oggi sia una giornata dove è utile stare insieme, fare proposte importanti contro la violenza sulle donne, ma anche sui diritti di cittadinanza delle donne. Oggi nel nostro paese le donne hanno generalmente un salario inferiore agli uomini, di conseguenza quando vanno in pensione hanno una pensione ovviamente inferiore, sono calati in questi anni i servizi alla famiglia così importanti per le donne e per la verità dovrebbero essere anche per gli uomini, sono sempre in aumento il numero delle donne disoccupate, le donne sono quelle che hanno patito di più le conseguenze della crisi economica, quindi oggi più che una giornata di sciopero deve essere una giornata di proposta, di capacità di proposta per creare condizioni di vere e pari opportunità in questo paese. Il significato oggi è un significato di impegno, grande impegno, perché ogni donna che lavora ha almeno due lavori, il lavoro in ufficio e il lavoro a casa. Io aggiungerei che nel mio caso personale ho anche lavori di cura perché ho due invalidi a casa, quindi quello che serve è proprio una conciliazione dei tempi della vita e del lavoro. Il settore dei call center, quello che direttamente mi riguarda, è un settore dove ci sono sicuramente molte realtà disagiate, perché ci sono molte donne precarie, molte persone che veramente si arrabattano tutti i giorni per cercare questo equilibrio di cui parlavo, perché non sempre ci sono degli aspetti di welfare che vengono incontro alle esigenze, non sempre ci sono delle aziende responsabili che riescono a capire e a gestire la normativa. Proprio in questa giornata noi dobbiamo ancora di più creare il senso di comunicazione, di rete all'interno dei vari sistemi lavorativi per darci una mano per creare un futuro migliore, perché all'interno dei posti di lavoro le difficoltà che affrontiamo noi donne sono tante, sia legate al lavoro oggettivamente, sia nella relazione con i rapporti con la famiglia. Cosa ci aspettiamo è che non sia l'8 marzo solo oggi, ma tutti i giorni le donne debbono avere parità e dignità nel lavoro, perché la prima cosa da capire è che siamo esseri umani di pari dignità agli uomini. Questo ancora non c'è. Oggi vuole significare un bilancio delle cose, dello stato d'arte, della situazione occupazionale, delle grandi difficoltà e delle grandi sfide che ancora ci aspettano davanti. Oggi vogliamo anche mettere a luce quante donne sono ancora discriminate, quante la difficoltà delle lavoratrici madre rimane ancora sul tappeto. Vogliamo che il Paese, perché non è una questione solo per le donne o dalle donne, per il Paese investire sull'occupazione femminile e probabilmente la risposta anche alla crisi, sperperare il capitale umano così come viene rappresentato, siamo le più professionalizzate e nel mondo c'è un dato, lo dicono le indagini, credo che sia un peccato non utilizzare questo capitale umano e in Italia soprattutto investire anche nella famiglia, investire nella possibilità che la nascita di un bambino non rappresenti un macigno per le donne ma per il Paese, solo così si costruisce un futuro migliore.